Allora, rieccoci insieme, il tempo vola, abbiamo tanti annunci, anzi hai deciso che Sì, ci sono delle emergenze. ho deciso di mettere in evidenza questi ragazzi. Sono davvero tanti, non farò in tempo a dirveli tutti. Comunque, per darvi un'idea delle persone che si avvicinano al club di più alla ricerca della felicità, allora, Ivano, 45 anni, per esempio, libero professionista, alto sportivo, occhi scuri, capelli neri, bella presenza, curato, una persona precisa, autonoma, ordinata, che si occupa di processi di un'importante industria. Non è mai stato sposato ed è una persona realizzata e positiva. E poi ancora, vediamo, Claudio, 40 anni, consulente, single, celibe. E poi Eric, 39 anni, che di lavoro fa il problem solving. Questo è da sposare perché, voglio dire, questo Però il risolve i suo problema. problemi tutto il giorno. Si definisce sognatore dall'animo romantico e sensibile. Ama l'arte, la trasforma con le sue emozioni attraverso la fotografia, la musica e la scrittura. Adora le attività a contatto con la natura. Gioca a golf, fa escursioni. Passeggia con il suo cane in collina e in montagna, ama andare nelle città d'arte, gli piace il mare e la primavera e l'autunno sono le sue stagioni preferite. Ama la musica dal vivo, ama stare in compagnia con gli amici, ma Mamma non mia. disdegna una serata a due. Scrive inoltre: mi piace sperimentare locali nuovi, enoteche, ristoranti, apprezza il buon cibo così come il buon vino e le birre artigianali. Vorrei incontrare una ragazza con cui condividere e realizzare i piccoli sogni di ogni giorno. Sono Quanti profili anni ha? estremamente interessanti. Eric ha 39 anni. Poi abbiamo Marco, 34 anni, che è un elettricista alto, in forma, occhi azzurri, capelli scuri, classico tipo mediterraneo, un uomo dal carattere genuino che ama la spensieratezza e la genuinità. E ancora Domenico, 38 anni, dirigente di una multinazionale. E poi Riccardo, 33 anni, quadro aziendale. Si esprime bene, ha una buona cultura, economicamente posizionato, si tiene in forma quando può perché ha poco tempo a disposizione, preferisce la natura piuttosto che i luoghi affollati e cerca una ragazza semplice, come dicevamo prima, La che ricerca è sono sempre. ormai sparite. Ancora Leo, 35 anni, scrittore, Claudio, 32, manager. Filippo, 40 anni, funzionario, poi un ingegnere, Ma un quanti ce ne grafico, sono? un Mamma mia. artigiano, un kinesiologo di 35 anni, Matteo, alto, in forma, caratterialmente aperto e disponibile, uomo romantico, determinato, dinamico, ha un lavoro che lo soddisfa e gli consente una buona posizione economica, vive da solo, laureato in scienze motorie e osteopatia. Gode di un'ottima cultura, pieno di iniziative, ama lo sport, fa arrampicata, vela, sci, bici, Caspita, cioè. allena una squadra di nuoto, ama viaggiare, Italia, Europa, viaggi internazionali, dipende. Se c'è l'occasione parto, scrive. Sono single, libero da legami, vorrei conoscere una donna attiva, femminile, con cui condividere tempo e passioni. Beh, io ne ho tre fogli, quindi potrei star qua a leggere all'infinito Questi hanno chiesto perché. ovviamente di poter accelerare un po' la tempistica, di Sì, mandare un po' un messaggio. questi hanno deciso di mettersi in evidenza perché così hanno sicuramente più possibilità. All'ascolto ci sono tante ragazze che possono essere interessate a questi profili e che possono telefonare al numero che stanno vedendo in questo momento o scrivere alla nostra mail e quindi essere messi in contatto direttamente con questi ragazzi che vivono nella Terra, non fanno parte di Marte e che Ma sono estremamente interessanti e anche hanno, diciamo, come dire, delle peculiarità estremamente importante. Ecco, quello importanti. che volevo chiederti, ma cercano persone della stessa età o anche più vecchie o più giovani? Ci sono delle. Perché sembra impossibile, siccome ci sono tantissime donne, giovani donne o più che cercano, che questi non abbiano trovato, perché sembra che ci sia una Allora, non carenza è che più al questi non maschile. hanno trovato, ovviamente hanno avuto degli incontri,
Però non è che non so perché sono all'interno del club di più a tutti piacciono tutti, ovviamente poi scatta il feeling tra la persona, destino d'incontro. Tra le persone che si incontrano, quindi per offrire più possibilità di incontro hanno chiesto di essere messi in evidenza, cosa che io ho fatto in questo momento e che faccio ben volentieri per chiunque vuole essere messo in evidenza. Ma questi appetibili trovano facilmente? In genere che tempistica hanno di togliersi dalla solitudine? Dipende, perché poi giustamente come chiedevi non tutti chiedono una fascia di età uguale. Magari c'è il quarantenne che le vuole di 25, di 30, poi magari c'è invece quello di 35 che le vuole anche fino a 42, quindi dipende dalla zona, dipende da quanto chilometraggio scelgono di percorrere per incontrare le persone. Perciò ogni situazione è una situazione a sé, motivo per cui abbiamo bisogno proprio di fare il colloquio in ufficio, di capire bene la situazione e di dare una possibilità di incontro a queste persone. Ma un consiglio che ti sentiresti di dare, che cos'è? Togliere i limiti, cioè essere un po' più disponibili, più aperti, perché a volte può essere preclusivo. Il consiglio che mi sento di dare è la cosa più banale che si possa dire: incontratevi. Perché siamo ancora bloccati a questa idea di voler vedere la fotografia, vedere la persona prima le di censure. Incontrarla. E questo mette dei paletti che sono dei paletti falsi, fasulli, perché noi in una fotografia possiamo decidere che una persona ci piace o non ci piace, ma non conosciamo niente di questa persona, niente. Quante volte per strada noi vediamo delle coppie e diciamo: ma cosa hanno quei due da spartire che sembrano venuti da due mondi diversi? Bene, quello che hanno da spartire non è la parte fisica e la parte estetica, è qualcosa che dura molto di più, è quello che sono loro dentro. È quello che hanno da spartire. E quindi c'è questo fattore che impedisce, perché tanti si mettono già a limitare con nell'area, nel territorio, con quella. Ci sono persone che si autolimitano. È incredibile, ma sembra che le persone vogliano stare da sole. Le persone vogliono essere felici, ma non fanno niente per esserlo. Non fanno le cose che sono banali, che sono le cose che facevano i nostri vecchi, cioè incontrarsi. I nostri vecchi si incontravano, andavano nelle stalle, parlavano, si conoscevano, andavano al bar, si trovavano all'oratorio. Adesso le stalle, l'oratorio non ci sono più, però ci sono i luoghi di aggregazione. E se non ci sono, nel momento in cui avete la possibilità di conoscere una persona, incontratela. Eh sì. Carissima Valeria, credo che la vostra attività debba rientrare nel puro sociale, perché va a toccare la sfera emotiva e psichica della persona. Meglio venire da voi che andare da uno psicologo. Ecco, questo dell'aspetto sociale ce l'ha chiesto anche una signora che ha chiamato, che dice: ma è un'attività sociale, la dà la... un ente pubblico oppure di carattere privato? È sociale, però insomma è sociale nel senso che si occupa delle persone e si occupa di un aspetto delle persone di cui gli altri non si occupano. E il tema dello psicologo che diceva questa signora è un tema corretto, perché ci sono gli psicologi che ci mandano le persone, ma non ce le mandano perché sono matte, ce le mandano perché capiscono che l'unica cosa di cui hanno bisogno queste persone è comunicare con qualcuno, è avere un affetto, è avere un punto di riferimento, è ritrovare quelle emozioni che hanno perso per strada. E quindi noi abbiamo molte persone, non molte, ma alcune persone che vengono mandate proprio da noi, che gli psicologi suggeriscono a loro di far parte di tutto il gruppo del Club di Più, proprio per ritrovare le emozioni perse. Sono d'accordo con Valeria: chi crede che la bellezza di una persona sia solamente quella estetica, veramente misero, scrive Tonino. Ma è così, perché altrimenti, se fosse vero che la parte estetica è quella unica e sola che serve, tutti i divi, le manchen, le super gnocche, i super gnocchi che sarebbero ci sono felici in televisione e nel cinema e nella vita virtuale, sarebbero felici. Invece si contano i divorzi, le separazioni, le liti, i figli che hanno con uno, con l'altro, con quell'altro. E perché?
perché non basta, non è sufficiente l'aspetto quindi estetico. Quindi curarsi senza dubbio sì, perché certo, bisogna essere certo, ovviamente certo, avere certo. cura di se stessi, rispetto certo. di se stessi vuol dire anche rispetto dell'altro, però non porlo a paradigma insindacabile di attrattività, questo no, può essere veramente limitativo. Il suggerimento, ma proprio che può servirvi sempre, è incontrare anche dove voi pensate che non possa esserci un esito. Anche se la telefonata non è stata entusiasmante. Ma sì, ma perché al telefono uno può essere imbarazzato, magari non sa cosa dire, magari fa una battuta, scivola sì. sulla buccia di banana, insomma, un po' di imbarazzo c'è sempre e quindi bisogna veramente incontrarle le persone, perché solo dopo l'incontro voi potete capire se ha pelle e quindi se avete se vi ha trasmesso quello che c'è dentro e se quello che c'era dentro è quello che voi stavate cercando, solo dopo l'incontro. Grazie Valeria, siamo arrivati al termine. Bacio allora, a tutti. Grazie ai nostri telespettatori di aver partecipato, come sempre buon proseguimento alla ricerca della felicità individuale, personale, buona ricerca per tutti, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie.